Ehi, hey, bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Perla Eggloch! Io sono Dlarz e siamo finalmente tornati anche con questa serie. Come vi ho già spiegato nella sezione community del mio canale con un post qualche giorno fa, adesso che è agosto e quindi qualcuno è in vacanza, qualcuno ha da fare, qualcuno non c'è, i ritmi rallenteranno un pochino, così come stanno facendo anche tutti gli altri YouTubers. Questo non vuol dire che la serie l'ho abbandonata come alcuni mi hanno scritto. Oh mio Dio, no! Perché dovrei abbandonare una serie così bella? No, semplicemente prima Pokémon Perla usciva tutti i giorni, adesso non uscirà tutti i giorni, ma almeno 3 o 4 episodi a settimana ci saranno, anche perché tanto ormai abbiamo quasi finito la serie, siamo negli ultimi 10 episodi circa, quindi va bene così. Ovviamente continueranno a uscire sempre dei video ogni giorno, non mancheranno mai. Sta di fatto che ovviamente Pokémon Perla non uscirà più ogni giorno, ma ogni 2-3 giorni, insomma, dipende. Oggi cosa facciamo? Andiamo a sfidare la settima palestra, quella di Bianca, ma prima di cominciare, ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, vi raccomando, per supportare questa serie anche durante il mese di agosto. Voglio vedere tanti bei like a questo video. Abbiamo anche 2 uova da schiudere e lo faremo a fine episodio. Intanto, palestra Pokémon di Nevepoli, capopalestra Bianca, la fata della polvere di diamante. Oh! Possiamo entrare dentro e la palestra di Bianca è un vero e proprio labirinto, cioè mi ricordo tra l'altro, qui ho un aneddoto divertente, intanto che iniziamo a sfidare gli allenatori che compongono questa palestra. Quando ero più piccolo avevo il mio gruppetto di amici, no? Che abitavamo tutti più o meno nella stessa via, nello stesso quartiere. E ovviamente quando uscirono Pokémon Diamante e Perla fu una moda un po' per tutti, perché a quell'epoca tutti quanti avevano un Nintendo DS o una Wii, quindi assolutamente. Chi è che non ha giocato a Pokémon Diamante e Perla? Almeno nella mia cerchia, tutti. Una volta arrivati alla palestra di Bianca, tutti i miei amici non riuscivano a risolvere il puzzle delle palle di neve. E io tipo ero l'unico in grado di farlo anche abbastanza abilmente, vabbè, complice anche il fatto che avessi un paio d'anni in più dei miei amici. E quindi tutti venivano da me ogni volta che ricominciavano il gioco per farmi fare il puzzle delle palle di neve. Una roba assurda proprio. Almeno mi rendevo utile. Allora, detto questo, facciamolo per davvero questo puzzle e vediamo un po' di andare a distruggere qualche palla di neve. Oh, fuori un'altra, va bene. E vediamo anche di affrontare gli allenatori perché quelli mi saranno molto utili. Ok, qui ne devastiamo altre 2. Poi giriamo di qua. L'importante è andare un po' a zonzo, insomma, prima o poi tanto li becchiamo tutti. Salve! Li becchiamo tutti, anche gli allenatori, ovviamente. Parlo anche di loro. Cinciu! Allora, c'è Brando che deve essere portato assolutamente a livello 40 perché vederlo al 39 mi dà fastidio e non poco. Quindi, portiamolo al 40, cerchiamo di avere un livello abbastanza lineare per tutti i nostri Pokémon e faremo delle belle cose, speriamo. Non siamo comunque molto livellati, almeno non siamo ad un livello simile a quello della capopalestra, ma secondo me ce la caveremo lo stesso. Insomma, se contro Ferruccio e 2 leggendari ce l'abbiamo fatta, non vedo perché non dovremmo farcela oggi, insomma. Quindi, giudizio, questo Weezing non vuole andare KO, il maledetto. Dai, su, vedi di toglierti. Neanche con psicoraggio super efficace, cioè, gliel'ho dovuto fare 2 volte. Allora, facciamo così, andiamo ad affrontare anche questa tipa. Salve, salve tipa. Ok, gli allenatori dovrebbero essere tra l'altro quasi finiti. Attenzione, i Tentacruel hanno sempre tutti giudizio, me ne ricordavo pure un altro. Martel Pugno super efficace, grazie. Grazie mille, eh. Ok, livello 40, inganno forza, direi di no. Paradox al 34, sì, ho ridato il condividi esperienza a Poliwhirl. Anche se avevo una mezza idea di cambiarlo, Poliwhirl, non so, ragazzi. Dovrei metterlo nel box perché non avendo la pietra idrica, certo potrei andare nei sotterranei a prenderla con l'esploro kit, ma sinceramente non ho tutto questo gran tempo da perdere, considerando anche che sto mettendo da parte i video per andare in vacanza. Dovrei andare a depositare Poliwhirl nel box e prendere un altro Pokémon in squadra al suo posto. Non lo so, ditemelo qui sotto nei commenti. Perché Poliwhirl ovviamente è il mio Pokémon preferito, ci mancherebbe altro. Però tenermi un Poliwhirl così, senza la possibilità di farlo evolvere, insomma, mi peserebbe abbastanza. Potrei sostituirlo con un Pokémon già full evoluto, che comunque può full evolversi.
con delle statistiche ovviamente da Pokémon evoluto, e quindi potrebbe fare la differenza sicuramente più di Poliwhirl. Intanto continuiamo con questo puzzle. Allora, devo un attimo capire da dove... Ah, lì ce n'è un'altra, mica l'avevo vista. Ehi. Un Pokémon ed è Scorupi, va bene. Ti faccio Super Zanna giusto per dimezzarti la vita. Ma seriamente? Seriamente ha dovuto usare... Ancora! Pure brutto colpo! Ho capito, ma io devo livellarli! Non mi potete far cambiare ogni volta Pokémon! Devo livellare lui! Ma che rottura! Hanno sempre la mossa super efficace, non ci credo! E già iniziamo a sclerare, eh? Già iniziamo a sclerare. Ok, via anche questa. Fantastico. Questa ovviamente... Ah, ok. Non pensavo sarebbe bastata una discesa così piccola. Dobbiamo trovare il modo di scendere da lì sopra. Ah, ecco come si fa. Ok. Ce la si fa tranquillamente. Oh, dai, c'era la tipa che non avevo ancora sfidato. Io stavo già andando verso la palla di neve. Va bene, Dustox, ok. Rotolamento, fantastico. Io ti faccio ancora Super Zanna. Ti porto proprio al minimo. Ovviamente. Ragazzi, purtroppo abbiamo bisogno di sostituire Foglie Lama con un'altra mossa. Perché avendo solamente Super Zanna e due mosse di tipo erba, giustamente Okabe non è che può esprimersi al meglio. Allora, adesso dobbiamo rompere quella, ma dobbiamo arrivare dalla parte destra. Quindi cerchiamo di andarci dalla parte destra. Ok, ho capito anche come. Bisogna arrivare... Sì, da quella parte. O forse no. No. Devo capire bene. Ah, ho capito. Olè! Perfetto, abbiamo fatto? Abbiamo fatto. Alla fine bastava giocare un po' con l'entrata. Ci andiamo a curare? No, assolutamente no. Non dopo aver fatto tutta questa fatica. Eccoci qui. Allora, direi di andare a curare i Pokémon manualmente. Prendi, Brando, prendi la super pozione. Ah, quanto è buona. Sì, prendila tutta. Così sembra un po' psicopatico. Allora, pozione, giusto perché gli è rimasto da recuperare proprio 20 PS precisi. Ottimo. E direi di andare. Salve, Bianca. Ah, stavo aspettando un allenatore abile. Eccomi qua. Sono io quello che stai cercando. Il primo Pokémon è un Espeon. Oddio, mi aspettavo qualcosa di un po' più tranquillo, ma va bene, cercheremo di affrontare anche Espeon. Allora, io andrei a fare un Super Zanna, giusto per indebolirlo. Rintocca sana, va bene. Li togliamo a metà vita, fantastico. Andiamogliene a fare un altro, anche se però penso che dopo questa... vento gelato, fantastico. Io non so come fare ogni volta. Hanno sempre la dannata mossa super efficace. Mi diminuisce anche la velocità, fantastico. Vado a fare ancora Super Zanna, anche se credo che adesso utilizzerà uno strumento su Espeon. Quindi intanto vado per sicurezza a cambiare Pokémon, anche se non so bene chi mettere in campo. Certo, Even non ha delle mosse tanto malvagie, però preferisco magari adesso andare sul sicuro e mettere in campo Brando, anche perché Kissini di tipo volante con vento gelato di sicuro non posso metterlo. Userà lo strumento? Intanto abbiamo Brando di tipo drago. Vento gelato, non usa lo strumento, fantastico. Quindi due Super Zanna sono serviti per portarlo ad un range di HP abbastanza utile per fare in modo di shottarlo facilmente con un altro colpetto e di non farlo curare. Peccato per giudizio, perché abbiamo solamente 5 PP. Quindi andiamo con Onda Calda. Cioè, non solo hanno Pokémon full evoluti, ma hanno pure delle mosse, hai capito, eh? Andiamo con Fendi Spazio, che grazie alla Lastra Dracon
è anche stabbato e... Ciao Espeon, fantastico, il primo è andato. Livello 38, adesso non so che livello sia il suo Pokémon più forte, ma prevedo tipo un 42, 44, non lo so. Umbreon. Seriamente? Seriamente? Cioè, Espeon è pure Umbreon. E vabbè, che devo dire? Al 42, ok, fantastico, questo è il suo Pokémon più forte. Andrei sempre con un fan di spazio, ci proviamo. Proviamo a fare più danno possibile, sperando che lui non abbia mosse di tipo lotta, che in questo momento potrebbero darmi fastidio. Super suono, bene. Stiamo affrontando un Umbreon o uno Zubat? Chi lo sa? Lo scopriremo adesso. Allora, cambiamo Pokémon e andiamo a mandare Kissini, che comunque con Forza Sfera posso fare in modo di buttare giù Umbreon, almeno credo. Forza Sfera non è stabbato, la differenza è di due livelli, appendi spazio anche lui. Ho fatto bene a mettere Kissini in campo. Quindi non so se riuscirò a buttarlo giù, però avendogli tolto già un po' di vita, spero che Kissini riesca a fare tanto danno quanto basta per andare a terminare Umbreon. Andiamo, 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 non penso ce la farà. E lo sapevo. Brutto colpo! Brutto colpo! Meno male che l'abbiamo fatto, perché sennò sarebbe rimasto forse anche a vita gialla. No, senza il forse. Va bene, recupera un po' di energia con la bacca cetro, che forse è un bene, perché in questo modo non dovrebbe usare delle iperpozioni, credo. Non lo so. Kissini è confuso, ti prego, attacca lo stesso. Ti prego, ti prego, ti... Sempre quando serve. Fan di spazio. Fallisce, fantastico. Hai axato, axiamo anche noi. Dai Kissini, su, dai Kissini, su, dai Kissini, su. Dai, 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 dai. Bravo, bravo, bravo. Anzi, brava, scusami, sei una femmina, me lo dimentico sempre. Ok, e anche Umbreon è andato. Cioè, ci ha mandato due Evolution in campo. Non ho mai visto, tipo, un capo palestra con dei Pokémon così, veramente, mai. Mai capitato un abbinamento così voluto. Paradox sale al 35, fantastico Zapdos. Cioè, no, va bene, anche Pokémon normali vi sarebbero andati bene, però se vuoi usare le Evolution e i leggendari, che ti devo dire? Mandiamo Natsu. Ci proviamo, speriamo bene, perché con Natsu è un po' rischioso, insomma è un Porygon, eh. Però con Zapdos l'unica cosa che posso fare per cavarmela velocemente è mandare Natsu, che ha sia Geloraggio che Gemmo Forza. Però che rottura, veramente. Proviamo con un Geloraggio sperando che Zapdos... Ok, assassata. Speravo in qualche mossa un po' più insignificante. Sassata ha comunque il suo perché. Vediamo con Geloraggio quanto riusciamo a fare. Speriamo almeno vita gialla. Quasi, dai. Veleno gas. Fallisce. Ottimo. Ottimo. Ti prego, fammi un critical hit. Fammi un critical hit, Porygon. Ti voglio bene, ti prego. Ok. Adesso userà uno strumento. Infatti. Ce la siamo risparmiata la ricarica totale. Pensavo avrebbe usato super iperpozione, scusatemi. Invece no, ce la siamo risparmiati fino al leggendario. Che bello, proprio adesso che abbiamo bisogno che non si curi. Va bene, dai, va bene, dai, va bene, dai. A meno che non mi sfoderi altre due mosse inaspettate. Sassata, ok, continua a usare sassata. Possiamo intascarne altre due di sassate. Però ho paura che mi tiri fuori qualche mossa, ve l'ho detto, inaspettata, che mi vada a fregare di brutto. È super efficace, ok. Il brutto colpo non arriva, ragazzi. Scarica! Ecco la mossa stabbata. E lo sapevo io. All'ultimo! All'ultimo me l'ha dovuta fare, all'ultimo! E lo sapevo, cavolo, lo sapevo! E figuriamoci! Oh, che rottura, veramente, che rottura. Cioè, non me la poteva fare prima, che magari avrei visto che aveva scarica. No, no, me l'ha dovuta fare dopo. Andiamo a fare extra rapido. Ok.
Purtroppo abbiamo perso un Pokémon, ragazzi. Che Natsu era tra l'altro stato anche il mio secondo Pokémon. Alakazam! Mio Dio, ma tutti i Pokémon forti! Abbi pietà un attimo! Va bene, cioè... Che devo fare? Cioè, Espeon, Umbreon, Alakazam e Zapdos! Pure vuoto tetro mi devi fare. Andiamo a fare un Eterelama stabbato. Ok, su Eterelama posso confidare. Sì, lei non intende perdere. Devi perdere, amica mia, perché qui se no... Acquanello! Sul serio, adesso recupererà quel poco di vita che gli servirà per arrivare a vita rossa. E invece no. Non te lo faccio fare, amico. Non te lo faccio fare. Oh! Ce l'abbiamo fatta. Purtroppo con una perdita, ma ce l'abbiamo fatta. È stata, penso, la palestra più complicata di tutte. Cioè, bianca, veramente. Oh mio Dio. E riceviamo la medaglia ghiacciolo. Grazie, almeno questo. È stata veramente complicata questa. Non tanto perché mi abbiano usato chissà quali mosse, però quattro Pokémon così, mai in un'unica palestra. Ok che Ferruccio ci aveva mandato due leggendari, ma poi il terzo Pokémon era... Era un Pokémon insignificante. Invece qui due Evilution, un leggendario e un Alakazam. Cioè, una di quelle evoluzioni che si ottengono solo per scambio. E Alakazam è uno dei Pokémon psico più forti di tutti, eh. Cioè, non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Quindi, penso che ormai il problema di Poliwhirl non si ponga più di tanto, anche perché dobbiamo comunque fare uno spazio in squadra. Però voi comunque commentate qui sotto e ditemi se devo sostituire Poliwhirl, perché comunque potremmo sostituire anche lui in futuro. Quindi, adesso cosa faccio? Prima di tutto, vado a depositare il povero Natsu che ci ha abbandonati, mannaggia. E arriviamo a quota 8 morti, mamma mia. Poi, andiamo a ritirare le due uova dello scorso episodio. Quindi, allora, un uovo che mi avete suggerito è L667, com'è che si chiamava? E anche Sacred, quindi vado a ritirare questi due. Intanto ritiriamo Sacred, poi ritiriamo l'altro. Sono le due uova più votate. E ora le facciamo schiudere, signore e signori. Ok, primo uovo in schiusura. Vediamo un po', vi prego, datemi dei buoni Pokémon, perché qui c'è da rifondare una squadra, ragazzi. Bulbasaur! Attenzione, uovo con starter. Ancora una volta. E Sacred quindi sarebbe lui? Perché si chiama Sacred? Vabbè, se avete capito il riferimento, ditemelo nei commenti. Io purtroppo non l'ho capito. Quindi, Sacred. Un Bulbasaur non fa mai male, perché Venusaur è uno degli starter più utili tra tutti, alla faccia di chi denigra Venusaur e Bulbasaur. Non avete capito un cavolo. Quindi... Intanto adesso lo depositiamo, poi andiamo a ritirare l'uovo di L667, se non sbaglio si chiamava così. Lo mettiamo nelle riserve. Vediamo un po'. Dove sei, amico? Eccolo. 667, ok, mi ricordavo bene. In molti avete votato per quest'uovo e non ho capito perché. Forse perché avete colto il riferimento e quindi volete vederlo in azione? Va bene, io vi accontento. Ogni volta è difficile andarsi a leggere tutti i commenti, però bene o male mi ricordo chi vota un uovo. Cioè, quando arrivano tanti voti per un uovo lo prendo, se un uovo lo vota solo una persona, ovviamente no. Ok, si sta schiudendo anche il secondo uovo, vediamo un po' chi sarà L667. Sono molto curioso... Oh! Oh sì! Oh sì! Spiritomb! Che in quarta gen ancora non aveva debolezze, quindi è un ottimo Pokémon. Signori, quasi quasi io me lo prenderei in squadra. Sapete che quasi quasi io me lo prenderei in squadra? Perché fino all'arrivo del tipo folletto... ho sbagliato a scriverlo. Fino all'arrivo del tipo folletto, il caro Spiritomb non aveva debolezze, quindi... Siamo in quarta gen, sfruttiamo questa cosa. Non lo so, adesso vediamo. Ok, torniamo dentro... E vediamo un po'. Allora, depositiamo intanto L667 nelle riserve. Andiamo a vedere un po'. Che tra l'altro dovranno essere portati al livello 32 e 35. Le due uova nuova.
due uova nuove. Cioè, ho sbagliato. Va bene. Al 35 e al 32, quindi possono già entrare tranquillamente in squadra volendo. Sia Bulbasaur, che sarebbe a un passo dall'evoluzione, dovendo essere portato al 32, e sia Spiritomb, che sarebbe al 35, quindi già pronti per entrare. A questo punto, sapete cosa vi dico? Io mi vado a prendere Spiritomb in squadra e tanti saluti. Poi, se volete che Poliwhirl venga sostituito, come vi ho già detto, ditemelo nei commenti e lo sostituirò, e vedremo insieme nella prossima parte chi entrerà al suo posto. Dipende tutto da voi. Per oggi quindi direi che ci possiamo anche fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a lasciare un bel pollice in su e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.